Ciao, benvenuto a Verona, Davide Cailotto, Arena. Parto da lontano, sei arrivato in Italia tanti anni fa ormai, mi pare a 14-15 anni sì. Ti ha scoperto, non so dimmi tu se è giusto, Pantaleo Corvino Giusto, giusto Che qua in Italia è un guru, cioè se ti scopre Pantaleo Corvino diventi un campione La domanda è, come mai per ora la tua carriera non è stata così importante come ci immaginavamo? No, sì, io credo molto in me, secondo me c'è molto da, da dimostrare. Mi ha visto Pantareo Corvino, avevo 14 anni, mi, ha visto, mi hanno visto lì in Brasile, una squadra che si chiama il Vittoria, ho cominciato lì, mi ha visto, mi ha, mi ha portato lì e mi ha, mi ha subito portato alla Fiorentina quindi è questo. Credevi di poter bruciare le tappe più in fretta? Eh sì, credevo però... C'è molto ancora da fare e sono venuto qua con entusiasmo. Voglio fare bene e spero di, di rilanciarmi e aiutare Verona nei suoi obiettivi. Due domande in una, così ti frego. E cosa non ha funzionato a Udine che ha speso un po' di milioni di euro per mm -hmm. comprarti? E come mai Verona? Come mai hai scelto Verona? Eh, eh, allora Udine è un, è un bel posto, c'è solo da ringraziare lì. Un po' di cose, non ho avuto così tante continuità di partite per pe giocare, per fare bene. Il Verona qua da giugno già mi volevano qua, è un bel posto, la tifoseria qua, quindi, quando ho giocato contro... Quando nella Ferentina ho giocato qua, ho visto la tifoseria che è un bel, un bel posto, la città, tutti parlano bene. E il Verona è una, una grande squadra e sono venuto qua per pe, pe fare bene e aiutare. La squadra. Che effetto ti ha fatto il Verona quando è venuto a Udine? L'Udinese ha vinto 4-0. Tu c'eri. E che effetto ti ha fatto invece dopo che ti si sei allenato con i tuoi nuovi compagni? Eh, allora, la partita lì a dire la verità non hanno giocato molto bene. Eh, L'Udinese ha, ha fatto molto bene. Da, ma da 5 partite, già che fa, fa molto bene. Nell'allenamento ho visto che la squadra, i ragazzi hanno qualità, il mister, tutti mi hanno accolto molto bene: i i compagni, la dirigenza. E la squadra sicuramente faremo bene per, per riuscire a salvare. Yeah. Gianluca Tavellin, ciao, L'Arena, quotidiano della città. E. Che cosa pensi di portare a questo Verona che facendo i calcoli deve viaggiare adesso per salvarsi una media di un punto e mezzo a partita? Non è proprio un'impresa da poco. Sì, non è un'impresa facile, ma non è impossibile. Sono venuto qua per, per fare bene, per fare gol, per aiutare la squadra pure a fare i miei e a fare gol. Spero di... È difficile, però i ragazzi ci credono, l'attore ci crede, tutta la dirigenza. Speriamo di, di raggiungere l'obiettivo hai detto prima che dovevi già essere qui quest'estate che cosa non è andato? Eh, mi, mi voleva però l'Udinese ha bloccato, ha detto che di no quindi poi ora in questa, questa finestra qua hanno detto di nuovo e ho detto sì al Verona per, per tutto quello che ho detto un bel, bel posto, bella città tifoseria bella nello spogliatoio del Verona hai già visto la foto del Crotone? perché è comunque quello lo spartiacque, cioè bisogna battere a tutti i costi il crotone, qualsiasi altro risultato uh, non può essere ben accolto, visto anche poi le prossime partite. Sì, sì, è una partita, sicuramente una partita molto importante per noi, dobbiamo, dobbiamo contarci con, con la tifoseria che sarà molto importante in questa partita e, e dobbiamo andare lì per, per il risultato che è quello che conta per noi alla fine. Sì, Giancarlo Tavanta, che notizie? Eh, hai già parlato con il mister per il tuo, la tua collocazione in campo, dove ti piace giocare di più? Sì, sì, il Mist ci ha parlato con me e ho detto che o esterno, aperto o di seconda punta, questi due ruoli che mi trovo meglio. Ciao Raider, Alberto, Alberto Fabbri. La è benvenuta a Verona. Come prima Grazie. cosa, ti chiedo cosa conosci della storia di questo, di questo club? Eh, nel senso che nel, 1900 e, nel 1903, quindi è una, una squadra che ha molti anni. Il Verona è anche in Brasile, tutti conoscono, è un, una squadra storica. E il stadio bello, il è bello, la tifosiere è bella, quindi sono contento. Hai trovato tanti tuoi connazionali, ho visto che con Daniel Beso hai avuto subito un ottimo feeling, è stato lui che insomma, ti sta facendo un po' da chioccia anche in questi primi giorni qui a Verona. Sì, sì, ma, ma tutti i compagni mi hanno trattato bene, C ho pure Romolo, che quando lui era alla Fiorentina, però ero nei allievi, Lievi, primavera, però comunque ci ho parlato con lui, mi sta aiutando pure lui, ma anche i compagni tutti lì mi stanno aiutando. Ecco, eh, il mercato... Tanto dà quanto toglie, soprattutto energie mentali a voi giocatori e non solo. Ti chiedo appunto come sta vivendo, secondo te, Daniel Bessa, questo momento, visto che è sulla bocca un po' di tutti. Hai avuto modo di parlarci? Ti ha detto se vuole rimanere o meno a Verona? No, no, in questo non sono entrati in questo discorso. Ho conosciuto lui, diciamo, bene ora. qua, mi ha solo detto bene della città, de, del posto, delle squadre, e questo non siamo entrati in questo discorso. Però è un bravo giocatore, ho visto un bravo giocatore, molto bravo. Ecco, sei arrivato tu, è arrivato, eh, meglio, è rientrato Boldor, c'è anche Petkovic. Adesso però si aspetta ancora qualcosa, perché insomma, per raggiungere l'obiettivo salvezza servono, serve soprattutto uno che la butti dentro. E soprattutto il direttore sportivo Fusco ha detto a Verona arriveranno giocatori motivati e pronti. Quindi ti chiedo, tu sei motivato e pronto? Già certo, domenica certo. puoi dare il tuo contributo? Sì, sì, sono molto motivato, sono pronto. Eh, Vengo con entusiasmo per questa squadra qui e di sicuramente darò, darò il mio massimo per aiutare la, la squadra. Prego, Ciao, Ciao Io sono Matteo Fontana del Corriere di Verona. Ti chiedo: allora, la, si parlava di salvezza, un obiettivo da cogliere. In, in questo momento sembra difficile che possano entrarci altre squadre. Quattro squadre in corsa, comprendendo anche Benevento, per eh, di fatto conquistare quel posto che permetterebbe. Eh, di eh, rimanere in serie A quindi, pensi che sarà così o ritieni che invece la corsa sia ancora lunga che possa scivolare in basso qualche altra squadra con cui competere per eh, confermare un po' la, 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 la posizione in A sì secondo me è lunga ancora la strada se una vince due e l'altra perde due quindi già cambia tutto quindi sarà, una, sarà difficile però la squadra è lì è vicino e dobbiamo come ha detto il mister, lì dobbiamo vincere, questa è la cosa. fare più punti possibile. Riguardando la storia della tua carriera, eh, sei un giocatore, una punta che però magari segna poco. Ma quindi, qual è la tua caratteristica principale? Quella di fare assist, di servire eh, dei palloni da, per i tuoi compagni di squadra? Hai, magari la porta non è il tuo forte, qual è invece il tuo pregio maggiore? Sì, uh, le mie qualità sono dribbling, velocità. Ehm, sono venuto qua però sono con l'intento di, di fare gol. Se no, aiutando la squadra con assist. Queste, però, le mie caratteristiche principali sono velocità e dribbling. In passato, invece, nel tuo percorso, sei stato anche impegnato. Già in eh, chi ha dovuto lottare per la salvezza almeno per mezza stagione. Fu al Carpi, eh, dove fra l'altro, avevi fatto anche un un Buon girone d'andata una prima, poi cambiò diciamo, la, 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 la direzione tecnica, e, e sei rientrato sì. alla tua squadra di proprietà eh, precedente. Ecco. di quell'esperienza soprattutto della lotta a salvezza. Non mi sembra che sia un'abitudine per te competere per questo tipo di traguardo. Se la tua carriera ti ha permesso di rincorrere altri, quali sono le, le, le caratteristiche, le qualità che deve avere una squadra per, per lottare per, una, per un obiettivo come questo. Sì, al Carpi secondo me ho fatto bene lì, che da lì dopo sono andato all'Udinese. Eh, lo so com'è la cosa e è un ambiente difficile, però dobbiamo, dobbiamo salvarci tutti. Dobbiamo dare il massimo. È questo. Ti chiedo un'ultima cosa, ecco, non sei in Italia da tanti anni. Chi è stato che, oltre a Pantaleo Corvino, che ti ha, che mm -hmm. ti ha portato in questo paese? Chi? È stato l'uomo, la figura più importante per la tua crescita come calciatore, come uomo? Allora, secondo me sono du due persone. Sono stato Renato Buso, è stato nato della primavera e che lì mi ha, mi ha aiutato molto, e Montella, quando ero lì alla Fiorentina, mi ha cresciuto con queste due persone qua.